Tutti i laureati sono pregati di indossare il tocco e di alzarsi in piedi per la foto di gruppo. Vi invito a girarvi verso l'arco dei rossi, volgendo le spalle al palco. Va bene, grazie. Potete tornare seduti. La cerimonia inizia. Abbiamo il piacere di introdurvi il trio di corni dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, composto da Filippo Chiavaroli, Chiara Zito, Gabriele Ricci. Il trio eseguirà tre trii per corni, opera 82 di Antonin Reika e Gaudeamus Igitur. Sulle note del Gaudeamus Igitur prenderanno posto sul palco il rettore e i direttori di dipartimento. Thank you.
Prende la parola il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, professor Francesco Frati.
Signor Prefetto, signor Sindaco, autorità tutte, professor Maurizio Bettini, direttore di Dipartimento, colleghi, colleghe docenti e del personale tecnico amministrativo dell'Università di Siena, dottoresse e dottori, gentili ospiti, benvenuti alla proclamazione delle laureate e dei laureati dell'Università di Siena dell'anno accademico 2016-2017. Permettetemi di ringraziarvi innanzitutto, laureati e laureate, e con voi le vostre famiglie, per aver accettato il nostro invito a partecipare tutti insieme alla nostra festa. Il fatto che oggi siate qua, così numerosi, è per il nostro Ateneo motivo di grande soddisfazione. Oltre ad essere la vostra festa e la festa dell'Ateneo, vogliamo che questa sia la festa dell'intera città, stretta, come fa da 778 anni, attorno ai suoi studenti. Qualche anno fa, quando decideste di iscrivervi all'università e sceglieste Siena, avevate probabilmente sogni, aspettative, progetti. Spero vivamente che queste aspettative siano state rispettate. Noi ce l'abbiamo messa tutta e continuiamo a mettercela tutta, intanto per offrirvi una didattica adeguata alle vostre esigenze e alle esigenze di una società che si evolve a velocità inaspettata. I dati delle immatricolazioni ai nostri corsi, in crescita costante negli ultimi 4 anni, mostrano che questi nostri sforzi intercettano le aspettative degli studenti. Ce la mettiamo tutta per offrirvi, condizione indispensabile a sostenere una didattica di prima qualità, attività di ricerca di livello eccellente, come dimostrano i dati delle agenzie di valutazioni nazionali e internazionali, basate sulla qualità dei prodotti di ricerca, le citazioni e la reputazione scientifica. Ce la mettiamo tutta per offrirvi servizi adeguati a sostenere la formazione universitaria, terreno nel quale l'Università di Siena primeggia da anni secondo la classifica redatta dal Censis. In realtà, quella scelta che avete compiuto qualche anno fa aveva un duplice significato. In primo luogo, perché sceglieste di proseguire i vostri studi, pensavate evidentemente che per prepararvi ad affrontare le sfide che la vita vi porrà di fronte, occorre puntare sulla formazione e sull'educazione. Pensavate, e ha ragione, che rafforzare il vostro bagaglio di competenze e conoscenze fosse il migliore investimento che poteste fare sulla vostra stessa persona. Esiste un migliore investimento che quello di investire su se stessi? Io penso di no, e probabilmente questa convinzione vi ha guidato in quella scelta. La fortuna aiuta le menti preparate, era solito dire il microbiologo Louis Pasteur, uno che il gusto della scoperta e del successo scientifico lo ha conosciuto molto bene. Io non credo che Pasteur alludesse a qualche rocambolesca circostanza per cui i più preparati sono anche più fortunati. Io credo invece che il grande scienziato si riferisse alla capacità delle menti più preparate di riconoscere meglio in qualsiasi lavoro e in qualsiasi situazione o sfida che si presentino le strade giuste da seguire, di intuire prima come risolvere un problema, di interpretare un fenomeno e trovare spiegazioni convincenti e soluzioni efficaci. In secondo luogo, quella scelta è importante perché avete scelto l'Università di Siena, la città di Siena, città universitaria per eccellenza, dove durante l'anno accademico una su 5 delle persone che casualmente incontrate per la strada è uno studente universitario, dove la percentuale dei ragazzi tra 19 e 25 anni è triplicata rispetto alle altre città, dove la vita studentesca si intreccia con i ritmi, i suoni, i riti di una città abituata come poche altre ad accogliere i giovani e a renderli parte integrante del proprio tessuto sociale. Agli studenti senesi dico che dovete ritenervi fortunati
ad avere la possibilità di accedere nella vostra città ad una istituzione prestigiosa che vi consente di proseguire il vostro percorso di crescita personale e culturale. Agli studenti non senesi dico che questa città vi resterà nel cuore, come ha fatto alle migliaia di laureate e laureati che qualche anno fa si ritrovarono su Facebook e innescarono la costituzione dell'associazione Usiena Alumni. Grazie all'associazione dei nostri ex studenti, oggi organizziamo il Graduation Day e periodicamente si tengono eventi molto partecipati, nei quali si avvicinano studenti a ex studenti, si confrontano esperienze, si creano relazioni, si discute di passato, di presente, ma soprattutto di futuro. Da oggi anche voi avete la possibilità di entrare a far parte di questa rete e spero che lo facciate, perché significa mantenere un legame con la sede che vi ha formato e significa o significherà mettervi a disposizione voi stessi dei futuri studenti e di altri laureati dell'Università di Siena come voi. Voglio qui ringraziare la dottoressa Cinzia Angeli, laureata dell'Ateneo in Scienze Economiche e Bancarie nell'anno accademico 1993-94 e presidentessa dell'Associazione Usiena Alumni. La ringrazio per lo spirito e l'entusiasmo con cui conduce l'associazione. Ieri pomeriggio, nell'evento Connessioni, legato come da tradizione al Graduation Day, si è parlato di inclusione e partecipazione, due parole chiave per descrivere i principi che animano l'Associazione Usiena Alumni. Parole alle quali tutti noi dovremmo sentirci ispirati in quanto parte di una comunità che unisce, che deve unire, persone diverse per provenienza, storia personale, orientamenti culturali. Convinti che la diversità sia un valore e non un ostacolo alla civile convivenza e allo sviluppo di una società. Sono parole, inclusione e partecipazione, che si traducono a loro volta in senso di appartenenza, quel senso di appartenenza che voi, qui davanti a me, state testimoniando con la vostra presenza oggi e che i partecipanti alle attività dell'Associazione Usiena Alumni conoscono molto bene. Di questo senso di appartenenza possiamo trovare due piccoli esempi, ma significativi, che si svolgeranno più avanti e che seguiranno gli interventi prima della proclamazione dei laureati, ossia la consegna di un premio di laurea alla memoria di un appuntato scelto dei Carabinieri, premio che sarà consegnato dalla moglie, membro della nostra comunità. E successivamente la consegna della laurea alla memoria in economia alla famiglia di uno studente prematuramente scomparso, poco prima che avesse la possibilità di conseguire personalmente il frutto del proprio impegno con gli studi. Un ringraziamento sentito va al professor Maurizio Bettini, che tra qualche minuto terrà la lectio magistralis. Già ordinario di filologia classica presso l'Università di Siena, qualcuno di voi lo ricorderà sicuramente e sicuramente con piacere tra i suoi professori, il professor Bettini è forse uno dei nostri docenti maggiormente conosciuti al mondo. Uno dei tanti motivi, permettetemelo, per cui il nostro Ateneo gode di un'indiscussa reputazione nel mondo. Il professor Bettini, da adesso anch'egli un nostro alumnus, si soffermerà sul valore della cultura e sul rapporto tra la cultura e il mondo universitario, come a testimoniare il ruolo delle università nel tramandare di generazione in generazione la conoscenza acquisita, nel mettere in condizioni le generazioni più giovani di godere del privilegio di imparare dai propri maestri e di diventare essi stessi, con un bagaglio di conoscenza che si alimenta e si stratifica costantemente, maestri per i loro studenti. Sempre più spesso si chiede alle università di preparare gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro. Le università non possono sottrarsi a questa sfida, combinando la formazione teorica con gli strumenti che consentono ai laureati di confrontarsi con la ricerca di un'occupazione che i profondi cambiamenti della società globale degli ultimi anni hanno reso esperienza sicuramente molto sfidante.
L'università ha deciso di giocare questa partita attraverso le competenze trasversali, attraverso l'internazionalizzazione e attraverso le opportunità di stage e tirocinio possibili grazie alla rete di collaborazioni con imprese, associazioni, organizzazioni ed altri enti disponibili ad accogliere i nostri studenti. Opportunità che negli ultimi anni si sono arricchite di un ulteriore strumento, quei contratti di apprendistato ed alta formazione partiti qualche anno fa con Banca Monte dei Paschi ed estesi anche ad altre due imprese del territorio, Prometeo ed Engineering, che rappresentano un vero e proprio accompagnamento al passaggio dagli studi verso un'occupazione con essi coerente. Ma io sono convinto che molti di voi, se non tutti, non si sono iscritti all'università soltanto per guadagnare competenze in grado di aprirvi il mondo del lavoro. Sono convinto che vi siate iscritti anche per acquisire conoscenze, per formarvi come donne e come uomini, prima che come lavoratrici e lavoratori, credendo che la formazione personale, la cultura, sia già di per sé strumento di crescita ed emancipazione sociale, indipendentemente dal lavoro che andrete a svolgere. Obiettivo, quindi, da raggiungere per il solo valore di averlo raggiunto. Architettura conviene, filosofia conviene, scienze politiche conviene, abbiamo dei sogni, delle idee e non potranno mai convincerci del contrario. Di fronte a mille porte chiuse, si pensa a quella sola porta aperta, si pensa con la propria testa. Le parole che ho appena letto non sono la dotta citazione tratta dai pensieri di un filosofo, di un sociologo o di un pedagogista. Sono le parole scritte di proprio pugno da un gruppo di studenti dell'Università di Siena nel copione di uno spettacolo teatrale da essi realizzato e messo recentemente in scena al Teatro dei Rozzi. Sono le parole che nella rappresentazione scenica vengono pronunciate da studenti impegnati in occupazioni anche molto umili, diverse da quelle per cui avevano studiato, ma orgogliosi di aver intrapreso un percorso, quello universitario, che li gratifica e li rende capaci e liberi di pensare con la propria testa. Liberi, ecco un'altra citazione dalla stessa fonte, di guardare il mondo con stupore e meraviglia. Convinto come sono che da oggi anche voi, dottoresse e dottori dell'Università di Siena, guarderete il mondo con occhi diversi e lo saprete interpretare sempre meglio grazie all'educazione che avete acquisito e alle conoscenze che avete acquisito, nel congratularmi ancora per il traguardo raggiunto, vi saluto con affetto e vi auguro un radioso futuro. Prende la parola la presidente dell'Associazione USiena Alumni, dottoressa Cinzia Angeli. Buonasera a tutti voi presenti in questa piazza. A voi, dottoresse e dottori, va il mio più caloroso benvenuto tra gli alunni della nostra università. Complimenti sinceri per il risultato raggiunto, un primo riconoscimento per l'impegno che voi e le vostre famiglie avete profuso in questa fase della vostra vita e che, come auguro a tutti voi, sarà seguito da altri successi personali e professionali. In questo giorno così speciale voglio ricordarvi che siete ricchi di futuro e che avete davanti una vita piena di possibilità e costellata di opportunità per realizzare progetti importanti per voi e per gli altri. Sulla base della mia esperienza di alumna, vi incoraggio ad avere il coraggio di provarci. Azzardate, immaginate altre mete da raggiungere, altre stagioni da vivere. Vi trovate adesso nella fase in cui dovete passare dall'immaginare il futuro al costruirlo. Dovete passare dalle ipotesi alle scelte, in alcuni casi con un po' di incertezza, di incoscienza e di azzardo. Ho vissuto come voi questo momento,
di gioia e di paura, di entusiasmo e di incertezze, di speranza e di attesa. E come voi mi sono trovata all'inizio e alla fine di un cammino. Ho vissuto, come voi vivrete, i primi successi. Ho affrontato, come voi affronterete, le prime difficoltà. E superato, come voi supererete, i primi ostacoli. Festeggiando la mia laurea al termine di un percorso denso di impegno e di fatiche, ricco di incontri, veramente vissuto e partecipato, ho ripreso la strada, questa volta verso il mondo del lavoro, dalla piccola alla grande città, dalle rassicuranti colline toscane agli spazi metropolitani delle capitali del mondo. L'insicurezza di non essere pronta si è dissolta con la consapevolezza che quanto appreso durante gli anni dell'università è stato davvero importante per crescere come persona e come professionista. Ho realizzato che la conoscenza, le competenze e il senso di comunità che mi ha trasmesso questo Ateneo, la forza che deriva dal noi e non solo dall'io, stavano costruendo il mio futuro. Forse anche per questo, costruire il futuro, Loading Future, è stato il tema scelto per l'evento che ha celebrato i 50 anni di Economia e Banca a Siena. Una giornata pensata per prepararsi al domani, per anticipare e idealmente guidare i cambiamenti che stanno impattando sulla nostra società. Alunni, docenti, studenti, professionisti e cittadini hanno ascoltato esperti, approfondito temi, condiviso soluzioni ed esplorato possibili azioni per interpretare e provare ad anticipare l'avvenire. Questo è il modo di agire degli alunni, che oltre a tenerci legati a questo splendido territorio, oltre a farci rivivere le emozioni del periodo forse più bello della nostra vita, lavorano per valorizzare ciò che l'università ci ha trasmesso e continua a trasmetterci. Costruiamolo insieme il futuro. Costruiamolo grazie alla conoscenza, alle competenze, alla forza del noi. Dobbiamo continuare ad imparare. La conoscenza è ricchezza. Il percorso di apprendimento e di formazione non può concludersi al termine del corso di studio. Deve continuare. In modo diverso deve proseguire. Saper fare significa saper applicare quanto si è appreso. Significa, in fondo, dare il giusto valore alla pratica e alla teoria e rendere questi due concetti sovrapponibili. E non si può cambiare il mondo, guidare il futuro da soli. Partecipate, fatelo sempre. Il dialogo, il confronto, il pensiero critico devono essere il vostro motore, devono essere uno stile di vita, un modo, anzi il modo, di interagire con gli altri. Pronunciare il pronome noi equivale a sottolineare il ruolo fondamentale del prender parte, dell'impegno individuale. Questo è stato il concetto portante dell'incontro Connessioni 2018, svoltosi ieri pomeriggio nel cortile del Rettorato. Docenti, professionisti, alunni, ai quali va il mio più sincero ringraziamento, hanno discusso, dibattuto e condiviso opinioni sulla partecipazione e sulle sue diverse forme. Un grazie speciale lo devo al professor Maurizio Bettini per essere stato con noi ieri, per la sua presenza qui oggi, per i suoi scritti, per l'impegno che ha sempre dedicato alla valorizzazione della cultura, dell'educazione e della formazione, soprattutto per aver sempre affermato con forza l'importanza del sapere, ma ancor di più l'importanza di acquisire la conoscenza utilizzando ogni modello innovativo a nostra disposizione per imparare costantemente da chi ci ha preceduto. Un professore, un conoscitore, un intellettuale che ha fatto della cultura un tesoro, un patrimonio che ha messo a disposizione di tutti con generosità. Prendendo spunto dai suoi lavori, mi auguro e vi auguro che il patrimonio di sapere che è scaturito da questi anni di studio e di vita a Siena possa essere per tutti voi la posa del primo dei molti mattoni che costruiranno il vostro domani. Mi auguro, più di tutto, che siate sempre aperti a nuove prospettive, disposti ad imparare, curiosi e affamati di cultura.
Ecco perché nel 2014 è stata fondata l'Associazione Ossiana Alumni, punto di connessione tra il mondo accademico e il mondo professionale, ponte tra esperienza e apprendimento, un'opportunità di crescita, di dialogo e di confronto, che oggi più che mai si dimostra un efficace strumento per conseguire obiettivi istituzionali e supportare l'Ateneo anche nell'attuazione delle linee strategiche fissate dal proprio piano triennale. Ogni università, accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, persegue una terza missione. Opera, cioè, per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo della società attraverso l'ascolto e il dialogo con tutti i membri della propria comunità e con l'esterno. In quest'ottica, l'Ateneo ha intrapreso un percorso di public engagement, ossia di condivisione di progettualità, formazione e ricerca con la cittadinanza, le imprese e gli attori del territorio, in modo che prevalga una logica di partecipazione e scambio reciproco e costante, in modo che i processi di costruzione degli obiettivi e i risultati raggiunti siano collettivi e condivisi. E proprio in virtù di questo, la nostra associazione è uno dei mezzi con cui il nostro Ateneo si apre all'esterno, con cui si può proiettare nel futuro, con cui può valorizzare la propria immagine, sia a livello nazionale che internazionale. Ecco perché torniamo sempre volentieri a Siena, insieme alle nostre famiglie, ai nostri compagni di corso, per rendere vivo questo impegno con l'università, con gli studenti, con la comunità e rinnovare la promessa con noi stessi di crescita continua, di apprendimento, di arricchimento. Questo è il senso che diamo al nostro agire. Come ci ricorda il grande sociologo Bauman, la tendenza della società moderna è quella di individualizzare i suoi membri. La nostra comunità, la nostra associazione vuole essere l'esatto contrario. Stiamo insieme e prendiamo parte. Spero che anche per voi possa essere lo stesso. Spero che continuerete in futuro a ricercare la conoscenza, il sapere e a condividere le vostre esperienze, successi ed opportunità con tutta la comunità di chi ha studiato e sta studiando a Siena. Abbiamo bisogno di tutti voi per diventare sempre di più una forza positiva, per costruire insieme un futuro ricco di opportunità. Concludo ringraziando il magnifico rettore, professor Francesco Frati, il professor Maurizio Bettini, il consiglio direttivo dell'associazione, le society UBES e USOPS e tutti gli studenti che stanno contribuendo concretamente alle nostre iniziative. L'Università di Siena, con le persone che quotidianamente contribuiscono a rafforzare il nostro network. E a voi, neoalunni, e alle vostre famiglie, grazie per essere qui oggi e grazie in anticipo per tutto quello che farete per costruire il nostro futuro e diventare una forza capace di migliorare la nostra società. Grazie. Invitiamo adesso sul palco il professor Maurizio Bettini, già professore di filologia classica presso il nostro Ateneo, per tenere la Lectio Magistralis dal titolo L'Università, la cultura, le culture. Grazie. In primo luogo permettetemi di porgere un saluto a tutte le neodottoresse, i neodottori che sono seduti qui di fronte a me questo pomeriggio, con questi bellissimi tocchi che avete in testa, siete meravigliosi, io non immaginavo una scena così bella, veramente bellissima, bellissima, bellissima. Poi desidero salutare le loro famiglie, che immagino siano numerose in questo pomeriggio senese. Poi il nostro rettore, il professor Francesco Frati, mi ha fatto l'onore di invitarmi a parlare in questa data così lieta e importante. Saluto le autorità accademiche sedute dietro di me, e gli studenti del presente e del passato, quelli che ancora non si sono laureati e si laureeranno, quelli che l'hanno fatto molto tempo fa, gli alunni
Gli americani dicono alumni, noi diciamo alunni perché il latino ci appartiene, allora manteniamo questa pronuncia corretta. Insomma, voglio rivolgere un intero saluto all'intera comunità dell'Università di Siena, alla quale ho l'onore di appartenere, tutti noi abbiamo l'onore di appartenere, assieme al personale dell'amministrazione, che io lo conosco da tanti anni, contribuisce grandemente al buon andamento di questa università. Insomma, saluto tutti, compresi gli ospiti seduti qui di fronte a me questo pomeriggio. Ci ho detto, provate a immaginare con me questa scena. Un professore universitario incontra un collega che sta uscendo da un'aula dopo aver fatto lezione e gli rivolge a bruciapelo questa domanda. Dice, ma secondo te cos'è la cultura? Un altro resta interdetto per un momento, poi dice, la cultura è quel lusso che si può permettere mia moglie. Questa scena non me la sono inventata, si è svolta davvero e la racconta un grande storico antifascista, costretto dal regime a emigrare perché è stato condannato, Gaetano Salvemini. Racconta questa storia, lui ha fatto questo, ha incontrato il suo collega e gli ha detto a bruciapelo, che cos'è secondo te la cultura? E l'altro ha detto, è quel lusso che si può permettere mia moglie. Non sapremo mai chi era l'altro, direi per fortuna, no? Perché cosa voleva dire questo professore? Che lui non aveva mai il tempo né di andare a un concerto, né di leggere un romanzo, né di fare niente. Non so cosa diavolo facesse, poi se studiava tutto il tempo, c'è sempre esami, non lo so. Ma insomma, comunque, teniamoci a Salvemini piuttosto, quello che ha fatto la domanda, perché lui dà una sua risposta, dice che cos'è secondo lui la cultura. E ve la cito letteralmente. La cultura è la somma di tutte quelle cognizioni che non rispondono a nessun scopo pratico, ma che si debbono possedere se si vuole essere degli esseri umani e non delle macchine specializzate. La cultura è il superfluo indispensabile. Quindi è la somma di tutte le culture, di tutte le cognizioni che è necessario avere per essere veramente umani e non delle macchine specializzate, e poi conclude il superfluo indispensabile. Quindi è una capacità che è superflua perché immediatamente non serve a niente, non produce, non ha uno scopo pratico, però niente meno è ciò che permette di essere uomini. Salvemini aveva una buona formazione classica, la racconta nelle sue memorie, quindi sicuramente lui sta pensando alla cultura attraverso l'idea che ne avevano i latini, i romani. I romani definivano, in latino si definisce la cultura, quella che noi chiamiamo cultura, col termine humanitas. Questo spiega perché si parla sempre di studi umanistici, no? Le humanities e l'humanitas dei romani. Cioè l'idea è, di fondo, che per essere uomini, per possedere humanitas, caratteristica di uomo, bisogna anche essere colti. Le due cose fanno nesso, stanno insieme. È un'idea che mi sembra molto interessante. Io ho sempre avuto, come sanno i miei amici che mi prendono sempre in giro per questo, ho sempre avuto una grande fiducia nei romani, anche se so che erano molto cattivi i romani, so che erano, non erano buoni i romani, però hanno dato tante lezioni di civiltà, fra cui questa, cioè hanno sviluppato l'idea che essere uomini, essere colti è la stessa cosa. Ci ho detto, è chiaro che sono passati però molti secoli dai romani, ma anche molti anni dagli anni in cui scriveva Gaetano Salvemini, e oggi la cultura, la parola cultura si utilizza anche per definire altre cose che io vorrei brevissimamente con voi illustrare. Allora, cominciamo dal primo esempio più semplice. Fra le neodottoresse, i neodottori che vedo qui seduti di fronte a me, ce ne sono sicuramente molti che, avendo studiato giurisprudenza, hanno una cultura giuridica. Altri che hanno una cultura scientifica perché hanno studiato varie branche della scienza, oppure che hanno una cultura economica perché hanno frequentato economia, e una cultura letteraria e filosofica se hanno seguito i corsi di studi umanistici, eccetera. Ecco, è chiaro che in questi casi però, quando si dice cultura giuridica, cultura medica, cultura scientifica, non si vuole dire il superfluo indispensabile. Perché altrimenti vorrebbe dire che avere studiato 6 anni di medicina non serve a nulla, il che sarebbe tragico soprattutto per quelli che si ricoverano in ospedale, diciamo a quel punto, no?
Quindi non può essere questo il significato. È evidente che in questo caso con cultura si indica un insieme ben strutturato di conoscenze che permette di essere bravi economisti, bravi avvocati, bravi medici, bravi farmacisti e così via. Nel linguaggio contemporaneo però la parola cultura si usa anche con un ulteriore significato, in particolare non un insieme strutturato di conoscenze, come ho appena detto, ma un complesso di usi, costumi, credenze, abitudini, linguaggi, così via, che appaiono proprie di certe comunità. Anche in questo senso si usa la parola cultura, un insieme di costumi, usi, linguaggi, abitudini, eccetera. Faccio qualche esempio. A volte in Italia si parla dell'esistenza di una cultura meridionale che caratterizzerebbe le persone che vivono più o meno a sud di Roma. A cosa dovrebbe corrispondere questa cultura meridionale? Ora, evidentemente modi di pensare, linguaggi, abitudini, costumi che sono tipici, dovrebbero essere tipici di persone che abitano a sud di Roma in qualche modo. Noi a Siena abbiamo tantissimi studenti che vengono dal sud, sono anzi una delle nostre migliori risorse intellettuali. Io ho avuto tantissimi studenti che venivano dal sud. Come si potrebbe descrivere la cultura di questi ragazzi? Beh, per esempio, una particolare simpatia e estroversione di carattere che caratterizza in genere gli studenti che vengono dal sud, oppure l'amore del mangiar bene, no? Hanno piuttosto attenzione all'aspetto alimentare della questione. Poi la tendenza a tornarsene velocemente a casa in occasione delle vacanze, o meglio, la tendenza a scendere per poi risalire, no? Perché gli studenti del sud a Siena salgono e scendono, diciamo, sono queste le caratteristiche dei nostri, insomma, tra le tante caratteristiche che ha. Poi si potrebbe però anche parlare di una cultura senese, cioè cultura della città che ci ospita, diciamo, no? Qui abbiamo anche il sindaco di Siena, quindi, come dire, la rappresenta in pieno. E in cosa consiste, potrebbe consistere, la cultura senese? Beh, una notevole proprietà di linguaggio, per esempio, a dispetto dell'eccesso di aspirate, perché, diciamo, Siena è l'unico luogo al mondo in cui si riesce a dire ok, per dire ok, cioè che è quasi da arabi praticamente, ok, cioè, quindi questo, però accanto a questo c'è questa meravigliosa proprietà nel linguaggio, eleganza, eccetera, eccetera. Poi altri aspetti, perdere la testa in occasione del palio, completamente, poi avere una fedeltà cieca per la contrada propria, un'ostilità neanche troppo nascosta per la nemica, insomma tutte cose che gli studenti, diciamo, di cultura meridionale stentano un po' a comprendere, no? Perché fanno parte di una cultura differente. In questi casi è evidente che cultura significa quello che dicevo, insieme abitudini, linguaggi, costumi, modi di vedere il mondo, eccetera, eccetera. Andiamo verso i casi un po' più problematici della parola cultura. Infatti, cosa si intende quando si parla di cultura islamica, cristiana o di cultura occidentale? Sempre un insieme di abitudini, costumi, linguaggi, modi di pensare, eccetera, che sono più specificamente fondati, per esempio, su credenze religiose, no, Islam e cristianesimo, su modi di vestire, soprattutto l'abbigliamento femminile, no? Differisce, diciamo, tra cosiddetta cultura occidentale e cosiddetta cultura islamica. Diverse abitudini alimentari, diversi atteggiamenti nei confronti delle leggi, si pensa che le leggi abbiano un certo tipo di fondamento nell'Islam e un altro tipo nell'Occidente, eccetera. Quando dunque parliamo di cultura islamica, cristiana, occidentale, certo con la parola cultura non intendiamo il superfluo indispensabile, quello che ci fa essere uomini, no, di certo, no. Significa semplicemente appartenere a un certo gruppo o a un altro, avere certi modi di vedere il mondo o altri. Qui però, ecco, la questione diventa più seria, perché purtroppo vi sono molti che la pensano diversamente, cioè esistono individui i quali ritengono che anche quando si parla di cultura islamica o di cultura occidentale si indichi direttamente una caratteristica che fa essere uomini o meno.
Prendiamo per esempio quei terroristi, i quali pensano che solo chi condivide la cultura di un certo Islam possa dirsi pienamente umano, mentre chi non la condivide no, e per questo può anche essere ucciso, addirittura deve essere ucciso. È chiaro che qui con cultura islamica non si intende più, chi la intende così, un complesso di modi di pensare relativo, ma la caratteristica di essere uomini. Dall'altra parte ci sono quelli che sono così convinti della propria cultura occidentale, così gelosi della propria cultura occidentale, che ritengono giusto rifiutare l'approdo a certi poveri naufraghi che vagano nel Mediterraneo, semplicemente perché appartengono a una cultura diversa. O che addirittura accettano l'idea che migliaia di persone vivano in sudici baraccopoli e il loro lavoro sia sfruttato solo perché sono di cultura africana, poniamo, quando non dicono di razza, e allora lì la cosa è ancora più grave. È chiaro che in questi casi purtroppo la parola cultura viene identificata con l'essere o meno uomini. La cultura con l'aggettivo, la cultura islamica, occidentale, cioè con l'aggettivo diventa, ahimè, sinonimo di essere o meno uomini. È proprio di fronte a questi eccessi allora che ci torna bene Salvemini, che bisogna tornare alla definizione di cultura data da Salvemini, cioè la somma di tutte quelle cognizioni che si debbono possedere se si vuole essere degli esseri umani, perché proprio è il superfluo indispensabile, questo superfluo indispensabile che abbiamo, quello che ci permette di partecipare di tutte culture senza identificarsi totalmente con nessuna, di sfuggire ai luoghi comuni, di stare alla larga dagli stereotipi, di avere la capacità di uscire dai propri quadri mentali per entrare in quelli degli altri. Questa è la cultura nel senso più nobile del termine, ed è la cultura che io me lo auguro di tutto cuore voi neo dottoresse e neo dottori dell'Università di Siena avete acquisito nel corso dei vostri anni universitari. Non è solo un insieme di conoscenze che avete acquisito, di competenze, qualcosa di più, è questa capacità di entrare e uscire dalle culture, di maneggiarle tutte senza farsi imprigionare da nessuno, che è la cosa oggi nel mondo contemporaneo forse più rilevante. Avete passato ore e ore sui libri, nei laboratori, nei seminari, avete seguito lezioni, avete sofferto la notte prima degli esami, perché tutti soffriamo la notte prima degli esami, c'è niente da fare, però è stata anche una fortuna e un privilegio che avete avuto. Molti altri questo privilegio non l'hanno avuto. Per la verità vi potrei anche dire come si fa a vedere, diciamo, una specie di autoanalisi, no? Se si è ricevuto veramente una cultura nel senso che dicevo prima oppure no. È una ricetta molto semplice, ve la posso dire veramente in due parole. Se nel tempo a venire, dopo aver lasciato questa università, continuerete a non essere del tutto sicuri del fatto vostro, no? Se continuerete a chiedervi se e quanto avete capito e sapete del vostro lavoro, quanto capite della realtà in cui vivete, se continuerete a guardare lo schermo del computer con un po' di inquietudine, perché no? No? Se continuerete a comprare dei libri e una volta penserete che non vi piacciono, un'altra volta penserete che non ci capite niente, un'altra volta invece penserete che questo libro mi apre una porta sul mondo, no? Ecco, allora se avete sempre questo dubbio dentro e continuate a riflettere su voi e sugli altri, allora avete acquisito una cultura, perché la cultura, averla acquisita significa soprattutto dubitare in ogni momento di possederne una. Questo è, credo, il significato della cultura. Mi avvio alla conclusione citando due scienziati americani di scienze cognitive che si chiamano David Dunning e Justin Krager della Cornell University, che anni fa hanno elaborato un principio, una specie di legge che ho sempre trovato di grande interesse. Cioè la legge di Dunning e Krager è la seguente: meno una persona sa di un certo argomento, più tende a sottostimare la competenza altrui e a sovrastimare la propria. In altre parole, più uno è ignorante, scusate se la semplifico la legge di Dunning e Krager, più uno è ignorante, più pensa che le cose sono semplici. Perché? Perché non ne sa niente. E quindi pensa che sia tutto molto semplice, no?
Loro dicono c'è una incapacità metacognitiva di riconoscere i propri limiti e i propri errori. Metacognitivo vuol dire, insomma, che non capisce quanto non capisce, diciamo. Questo è poi il senso. Potrei fare qualche esempio, non credo ne abbiate bisogno, perché basta assistere a qualche talk show televisivo e vedete un sacco di gente che parla con sicumera di ciò di cui non sa nulla o quasi nulla, e voi dite ma questo ne sa quanto me, quindi non va bene, diciamo, dovrebbe saperne molto di più. Comunque, per non offendere nessuno, vi faccio un esempio preso dall'Inghilterra. Tempo fa seguivo un documentario sulla Brexit e a un certo punto facevano vedere questa scena di questi pascoli meravigliosi che hanno gli inglesi, di allevatori di non so quale regione dell'Inghilterra, in cui questi allevatori che vivono in questa area avevano votato tutti per la Brexit, perché erano sicuri che il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione Europea. Dopodiché però si erano accorti che per una serie complicatissima di accordi internazionali i fondi per sostenere i loro allevamenti venivano dalla Comunità Europea, quindi erano rimasti senza fondi. Legge di Dunning-Kruger, cioè questi pensavano di saperne talmente tanto, no, sull'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea, sicuri della loro identità, paurosi, timorosi degli stranieri, eccetera, eccetera, che avevano votato per qualcosa che non solo aveva danneggiato sicuramente il loro paese, ma che aveva danneggiato loro. Questo è il punto. Allora, prendendo spunto da quest'ultimo esempio, vorrei concludere il mio discorso con una massima, la seguente. La cultura, nel senso di Salvemini, quel superfluo indispensabile, induce ad avere rispetto per la medesima. Mi spiego. Chi ha la cultura non può disprezzare la cultura degli altri. I greci direbbero che costui è un ossimoro vivente. Ora gli studenti di corso di studi umanistici, ne vedo di noti anche a me, sanno cosa vuol dire ossimoro, cioè qual è l'etimologia greca. Allora, in greco oxus vuol dire intelligente, moros vuol dire stupido, quindi un ossimoro è un stupido intelligente. Allora, per l'appunto, chi ha una cultura e disprezza quella degli altri è uno stupido intelligente, è un ossimoro vivente. Lasciamo stare il greco, scusate la deformazione professionale, ma faccio un esempio più vicino. Dopo che uno ha passato anni e anni, tanti, a studiare, poniamo, giurisprudenza, e ha capito quanto è difficile la legge, quanto è difficile il diritto, quanta fatica gli è costato, e ha capito quanto ne sa rispetto ai meccanismi giuridici rispetto alla gente comune che non ha studiato quelle cose, dopo aver raggiunto questa consapevolezza penserà inevitabilmente che anche chi ha passato anni e anni a studiare medicina e farmacia ha una cultura che lui non ha. Allora, il giorno ancora lontano, in cui un medico dirà a vostro figlio che si deve vaccinare, voi che avete studiato tanti anni per capire leggi, capirete che se lui vi dice che il vaccino è importante e fa bene ed è indispensabile, avrete rispetto per quello che dice, perché anche lui ha studiato quello che voi non avete studiato. In altre parole, non penserete che il primo imbonitore da tastiera, no, il primo politico che ha fatto al massimo la scuola dell'obbligo, ne sa più di quello che vi sta dicendo. Grazie. Grazie. A me questo applauso mi apre il cuore, perché io temevo che voi non applaudiste. Con i tempi che corrono uno non sa più cosa sta succedendo attorno a noi. Grazie, grazie, grazie. Allora, evitare l'effetto Dunning-Kruger, cioè sapere che le cose sono difficili e quindi avere una cultura che permette di rendersene conto e di rispettare la cultura altrui. Concludo dicendo, rassegnatevi, neodottoresse e neodottori dell'Università di Siena, voi siete un gruppo di giovani intellettuali, non ci potete fare più niente a questo punto, è fatta ormai. Quindi cercate di non dimenticarlo mai.
Non vi vergognate, vi prego, della vostra cultura, non vi vergognate di avere studiato, anche quando qualcuno vi farà l'elogio dell'ignoranza e vi dirà che studiare non serve a niente, e potrebbe capitare, potrà capitare. Se accadrà questo, voi chiedetegli di argomentare quello che vi dice. Non ci riuscirà, perché l'ignoranza ordina, impone, si arroga diritti, ma non sa argomentare. Solo la cultura sa argomentare e vi insegna ad argomentare. Tra poco il nostro paese sarà nelle vostre mani, nelle mani della vostra generazione. Toccherà a voi cambiare le cose, se ci riuscirete. Io spero di sì, che ci riuscirete. Questo però potrete farlo solo se continuerete a essere orgogliosi della cultura che avete ricevuto della nostra università. Grazie. L'Università di Siena, viva tutti voi. Il rettore consegna al professor Maurizio Bettini un ricordo dell'Università di Siena. Bellissima penna. Si procede ora alla consegna del premio di laurea offerto dalla signora Alessandra Rillo al dottor Giovanni Mazzi, miglior laureato nel corso di studi Computer and Automation Engineering del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche, in memoria del coniuge, appuntato scelto dei carabinieri Giancarlo Forino, scomparso il 28 novembre 2017 in un tragico incidente stradale. Il militare prestava servizio presso la Compagnia di Siena come referente informatico ed era conosciuto e stimato dai colleghi, dagli appartenenti alle amministrazioni statali e da molti cittadini di Siena come persona di grande competenza informatica, ma anche come uomo semplice, sempre disponibile e generoso. Invitiamo sul palco la signora Alessandra Rillo e il colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dei Carabinieri di Siena. Prende la parola la signora Alessandra Rillo. Le emozioni sono contrastanti e molto forti in questo momento per me. E posso solo dire che sono molto orgogliosa e molto onorata di poter consegnare questo premio di laurea nel settore che tanto coinvolgeva mio marito, perché era un grande appassionato di siti web, di informatica, era proprio una sua passione fortissima, e quindi per me è veramente un grande onore poter consegnare questo premio di laurea che è stato realizzato grazie alla collaborazione concreta tra l'Università di Siena e l'Arma dei Carabinieri. Io ringrazio moltissimo questa collaborazione concreta che c'è stata
in tempi anche molto rapidi e in maniera anche molto semplice e lineare, e ha consentito appunto di poter attribuire questo premio di laurea. Io ringrazio veramente molto sia l'ARMA sia l'Università di Siena, di cui faccio parte, e ringrazio i colleghi, ringrazio i docenti, ringrazio il rettore, che in questo periodo mi sono stati vicini, mi hanno dimostrato una stima e un affetto incredibili. Prende la parola il colonnello Stefano Di Pace. Desideravo anch'io ringraziare innanzitutto la signora Alessandra per questa davvero encomiabile e splendida iniziativa, che è vero che è stata sostenuta dall'Arma dei Carabinieri, dai colleghi e dagli amici di Giancarlo, però è stata portata avanti da lei immediatamente dopo quella tragica serata, ed è stata portata con determinazione e con volontà. Volevo inoltre ringraziare il magnifico rettore dell'Università di Siena, perché inserendo questa iniziativa in questa bellissima manifestazione l'ha voluta davvero valorizzare. E se qualche volta si dice, anzi se spesso si dice, che il valore della memoria passa attraverso i giovani, credo che voi, che siete le giovani generazioni, coloro a cui spetta il compito davvero di realizzare qualcosa di importante per il futuro, credo che voi siate i destinatari più importanti di questa splendida iniziativa. Avete sentito lo speaker che ha dato brevi note su quella che era la figura di Giancarlo Forino. Soprattutto si è voluto evidenziare la semplicità della persona. Una persona molto semplice, una persona molto umile, ma di grande elevato spessore professionale. Spessore che oggi celebriamo in quella che era la sua competenza, la sua passione, questa passione per l'informatica. Informatica che aveva diffuso su tutto il comando provinciale, davvero. Aveva creato dei sistemi che avevano superato anche quelli che sono i nostri sistemi ufficiali, la nostra rete ufficiale. L'Arma dei Carabinieri ne ha una propria. Era una persona, cari dottoresse e dottori, era una persona che si è sempre dedicata con grande sacrificio, lo stesso sacrificio che voi tutti avete messo negli studi, che voi tutti avete profuso per diventare oggi quello che siete, ma che ancora non è sufficiente, perché dovete metterne altro, dovete soprattutto dare nuove energie per quello che volete fare sul piano personale, ma soprattutto per il nostro paese. Io vi ringrazio tutti, ringrazio ancora la signora Forino e ringrazio l'Università di Siena, cui voi tutti fate parte. Invitiamo sul palco il dottor Giovanni Mazzi. La signora Alessandra Rillo consegna al dottor Giovanni Mazzi il premio di laurea in memoria di Giancarlo Forino.
Invitiamo sul palco il signor Tovi Coggio Lagnebel, cugino dello studente Mark Asiongbon Tosu. Il rettore consegna al signor Lagnebel il diploma che conferisce a Mark Asiongbon Tosu la laurea alla memoria di dottore in economia. Iniziamo ora la consegna della pergamena a coloro che nel periodo 1 maggio 2017-31 maggio 2018 hanno conseguito la laurea presso i 15 dipartimenti dell'Ateneo. Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Dipartimento di Scienze della Vita. Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza. I primi ad essere chiamati sul palco in ordine alfabetico sono coloro che nel periodo 1 maggio 2017-31 maggio 2018 hanno conseguito la laurea triennale. Sara Abbatiello. Marianna Abruzzese. Adele Agnesoni. Eligio Valerio Amari. Caterina Amato. Maria Amato. Salvatore Angelica. Elisa Angori. Giada Arbia. Gabriella Arciprete. Elisa Arrigucci. Gaetano Assanti. Rossella Babbaro. Diana Baffa. Daniele Baldari. Edoardo Ballini. Erika Balzano. Gaetano Barra, Simone Bartali, Giuseppe Basile, Antonio Bellavia, Sara Benicchi, Emanuele Benvenuti, Dario Bettaccini, Greta Bettaccini, Eleonora Bocchi, Riccardo Bocchino, Nunzia Bombino, Alessia Bonaldi, Gioia Boncompagni, Susanna Bonelli, Flaminia Bonini, Clara Bono, Irene Bonomei, Valerio Buonadonna, Marica Buscarino, Andrea Caccavo, Beatrice Caliani, Liliana Cammisa, Sofia Caneschi, Federico Capogna, Federica, Carlo Caramia,
Giovanni Carlozzi, Concetta Carotenuto, Chiara Casulli, Mattia Catalano, Marianna Caturano, Massimo Cauli, Chiara Cavallini, Lucia Cavallo, Silvia Ceccherini, Irene Cecchi, Giuseppe Celetti, Emanuele Cerbarano. Cecilia Cherubini, Francesca Chimenti, Filippo Ciacci, Giulia Maria Ciancia, Francesco Ciani, Riccardo Cini, Giuseppina Maria Ciraolo, Vincenzo Citro, Federico Cocci, Renato Colangelo, Stefania Consiglio, Maria Francesca Coraggio, Dalia Corbo, Barbara Toniella Corradini, Angela Correale, Laura Covani, Salvatore Giuseppe Crapanzano, Bernardo Crecchi, Sara Cucciniello, Leonardo Cumbo, Selene D'Alessandra, Alessandro D'Amore, Riccardo Danti, Isa De Palma, Nicole Del Castello, Giuseppe Della Sala, Emilia Delli Gatti, Ilaria Demi, Roberta Di Loreto, Alessio Di Nunzio, Simona Dominici, Francesco Donati, Sabrina Cassandra Donativo, Elisabetta Eliotropio, Glasselinica Encarnación Sanchez, Susanna Ercolani, Fabiola Fagnoni Mantechi, Giulia Faienza, Ambra Farinelli, Benedetto Fattorini, Xiaonce Feng, Fabio Ferrante, Manuela Fichera, Daniela Fiorellino, Giada Fornaini, Giuseppina Fortuni, Federica Foti, Tiziano Francalacci, Vincenzo Frasca, Chiara Fucci, Viviana Funaro, Antonio Fuschetto, Beatrice Garibaldi, Simone Garuglieri, Annalisa Gatti, Sara Gailane, Laura Ghelli, Filippo Giaccherini, Antonino Giannopolo, Costanza Giorgi, Sabrina Giorgini, Vincenzo Golisciano,
Francesca Gotra, Giulia Grazzi, Ilenia Greci, Enrico Grilli, Francesca Iannerelli, Giulia Innamorato, Anna Ipri, Erminia La Terra, Nadia La Vita, Cristina Lamberti, Deborah La Penna, Lorenzo Lenzi, Federica Libertini, Melissa Lisi, Lorella Loconte, Francesca Lombardi, Francesco Lombardo, Giulia Lucentini, Angela Lucia, Andrea Macri, Edoardo Maggioni, Giovanni Maiorano, Giada Malatesta, Natascia Tamara Maletta, Sara Manganiello, Claudia Manni, Arianna Mannini, Monica Mantellassi, Maria Agnese Manuguerra, Matteo Marchetti, Luca Marchiani, Erika Maremmi, Samuele Marradi, Lorenzo Marretti, Andrea Marrocchesi, Ilaria Martino, Lucia Martino, Emidio Michele Masciola, Roberta Masciovecchio, Pasquale Mastrapasqua, Davide Mattesini, Angelo Mecca, Eldegar Maria Mencucci, Nadia Mengoni, Valerio Meola, Giovanna Milano, Giorgia Minelli, Alberto Minetti, Gianluigi Moccia, Roberto Moncada, Gabriele Monserrati, Matteo Morandi, Cecilia Moretti, Luca Morrone, Camilla Moscatelli, Laura Mugnaini, Filippo Nacci, Roberto Naglieri, Alessandro Nepi, Ginevra Nesi, Lorenzo Niccolucci, Ersilia Nicorvo, Irene Nieddu, Telesfor Gioppa Nuccia, Giuseppe Nogara, Francesco Nuvola, Fiorello Odobasci, Serena Paesano, Fabrizio Pagano, Mariana Palladino, Giulia Palma, Luigi Palmieri, Pasquale Palmieri, Michele Palmisano, Riccardo Palpacelli, Marianna Palumbo, Marilisa Pampalone, Daniele Pansardi, Carolina Chiara Pantellaro, Maria Teresa Panza, Sara Papi, Riccardo Paradisi, Nicole Passalacqua, Margherita Pazzagli, Teresa Pentangelo, Elisa
Petri, Flavio Pezzone, Gianfranco Pezzella, Filippo Piantini, Antonella Picariello, Caterina Picciolini, Daniele Piccotti. Margherita Pierazzoli, Carolina Pieroni, Alessio Pietropaolo, Aldi Piroli, Matteo Pirre, Salvatore Pirrotta, Raffaele Pizza, Veronica Poli, Melissa Poma, Marta Porro, Tommaso Pratelli, Simone Prestipino, Andrea Pucci, Arianna Pulignano, Jessica Quattrociocchi, Francesco Radi, Lorenzo Razzanelli, Lucia Renna, Sara Resciniti, Federico Ricciardi, Alessio Riccioni, Marta Riggi, Julien Robillard, Mario Robino, Paolo Romoli, Matilde Rosini, Leonardo Rossi, Marica Rossi, Matteo Rossini, Annalisa Ruggero, Edward Rusci, Emanuela Russino, Chiara Russo, Alessandra Rutili, Caterina Sabatini, Eliana Sauchella, Valentina Savelli, Stefano Scali, Angelica Sciurpa, Guido Semplici, Mariano Senese, Irene Serravalle, Leonardo Signori, Gandolfo Antonio Siragusa, Sara Sorbo, Federica Spada, Marianna Stati, Pierluigi Susanna, Camilla Taddei, Silvia Tafuro, Domenico Tedeschi, Federico Terzi, Francesca Pia Terziani, Sara Terzuoli, Lorenzo Tordini, Bartolomeo Trefoloni, Madeleine Trillocco, Gabriele Antonio Tringale, Antonia Tapputi, Giacomo Turini, Giulia Turini, Beatrice Vagnoni, Elisabetta Valentini, Niccolò Natanaele Vanni, Martina Varsalona, Davide Verrengia, Biagio Viola, Giuliana Viola, Maria Teresa Viviano,
Antonella Votta, Rosapina Maria Votta, Amelia Zaccara, Nadia Zacchi, Roberta Zannella, Nicolò Zavarise, Fabrizia Zevolini, Luna Zizzi, chiamiamo ora sul palco coloro che nel periodo 1 maggio 2017 31 maggio 2018 hanno conseguito la laurea magistrale. Zubair Ahmad, Rosa Albini, Andrea Allegra, Enrico Ancarola, Stella Andriani, Enrica Anzalone, Giulia Baccaro, Islenni Catianis Baez Asenio, Luciano Baglioni, Ennio Bardaro, Elisa Bardelli, Angelo Barigelli, Elisa Bellumori, Elisa Benetti, Samantha Binarelli, Giulia Bonelli, Alessio Bonsanto, Valentina Bruno, Paolo Calderaro, Rosa Maria Rita Cardaci, Nastasia Cardone, Marica Carrino, Veronica Carrozzo, Marcella Caruso, Margherita Casini, Clarissa Claudia Cavalli, Martina Cesaroni, Annalisa Cinci, Nicolò Cipriani, Rita Citro, Rossella Conte, Arianna Coviello, Daniel Curci, Kwaku Asante Dako, Elisa De Cristofaro, Nicola De Lorenzo Poz, Tania Del Zingaro, Fiorella Chiara Di Fina, Nancy Di Mauro, Roberta Di Noi, Ornella Giusi Dito, Arianna Faenzi, Claudia Gabriela Feicò Borsellino, Alberto Fiermonte, Valeria Fox, Chiara Fuga, Ilenia Fulvi, Giuseppe Garofalo, Giulia Gatti, Valentina Gatti, Danilo Genuardi, Maria Teresa Gerardi, Niccolò Ghizzani, Francesco Giuzio, Marta Graziani, De Monjour Hossain,
Annalisa Iacomelli, Alessandro Iacoucci, Giovanni Inzalaco, Alice Ioffrida, Diego Lari, Antonio Lascavi, Bilal Latif, Lorenzo Leonardi, Daniela Liguori, Francesca Lica, Giacomo Cristian Lombardi, Monica Lorenzini, Marzia Luciani, Flavia Maggi, Giulia Mancini, Agnese Marcelli, Giovanni Marchi, Rossella Marino, Milva Mastrangelo, Giovanni Mazzi, Chiara Mecacci, Lorenzo Mecacci, Luana Miggiano, Irene Mognon, Fatima Mokdad, Calogero Morgante, Ornella Moro, Antonino Napoleone, Alessio Napolitano, Clara Nesi, Valeria Giovanna Nitti, Chiara Nocciolini, Alice Pagliccia, Daniele Parenti, Fiammetta Maria Parti, Annalisa Pellecchia, Nancy Perrella, Filippo Petriglieri, Pasquale Picariello, Francesco Piccinelli Casagrande, Sergio Piergianni, Marco Pierri, Renate Plantamura, Scibili Pratiuman, Alessio Primerano, Veronica Reda, Rosal Barella, Michael Rocco, Matteo Rosati, Paolo Rubbioli, Luca Russo, Giovanna Sabetta, Cristian Salvi, Sara Santini, Nicola Sarno, Valentina Saviano, Lucia Rita Rocca Semeraro, Francesca Serio, Roberta Solina, Anna Sovran, Roberta Tanno, Serena Terziani, Lucia Testa, Giovanna Tierno, Anna Laura Toni, Elisa Toscanelli, Ersida Tucci, Renato Turco, Pietro Vaccarella, Lorenzo Volpe,
Patrizia Zarrillo, Martina Zevolini, Fatima Zimbardi, Denis Michele Gerardo Zizza, chiamiamo ora sul palco coloro che nel periodo 1 maggio 2017 31 maggio 2018 hanno conseguito la laurea magistrale al ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentarie, giurisprudenza, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche. Silvio Aiello, Maria Laura Amendola, Marco Angelozzi, Gianluca Avino, Sara Bazzano, Silvia Becucci, Fabiana Bevilacqua, Camilla Biotti, Clara Bracalente, Clarissa Camaglioni, Benedetta Capone, Valentina Capone, Fiammetta Cappelli, Martina Carcianelli, Andrea Carraro, Giorgia Cataldo, Giuditta Cipriani, Eleonora Cocchia, Giulia Corsini, Roberta Cosentino, Jessica Costa, Marco Cresta, Linda Cruscanti, Roberto D'Alessandro, Desiree D'Annibale, Maria Vittoria De Leo, Patrizia De Luca, Federica De Pascali, Alessandra Devoti, Giuseppe Di Gregorio, Teresa Di Marco, Martina Di Meglio, Susanna Di Turi, Elisabetta Durante, Veronica Ferrara, Roberta Fiasco, Mina Ficeto, Federica Fluca, Liliana Forte, Matteo Gagliani, Danila Galluccio, Maria Cristina Giampà, Alessandro Giannotta, Francesca Gigli, Antonia Grossi, Davide Guido, Nina Iannaccone, Carola Ieraci, Simona Insalaco, Valentina Iurato, Anna La Rocca, Sabina Larnica, Maria La Salandra, Federica Lattanzio, Egle Laudicina, Arianna Lisi, Michele Magnesa, Carmelanna Maldarizzi, Laura Mancusi, Ambra Marchini, Fabio Marino, Chiara Marzi,
Anna Rita Maselli, Chiara Meattini, Alessandra Milano, Marianna Molinaro, Giacomo Mugnai, Alessia Napolano, Giorgia Pagan, Giulia Palumbo, Elena Vittoria Panzanella, Stefania Pappolla, Maria Concetta Pastore, Martina Pazzaglia, Viola Rita Petrone, Silvia Piazza, Ludovica Pirollo, Simone Rizzo, Vera Pia Romaniello, Rosella Rosati, Eleonora Rosi, Federica Rossi, Giorgia Rudilosso, Cristiana Ruscillo, Angela Russo, Antonino Sanna, Michele Scaglione, Niccolò Scipioni, Teodoro Serratore, Emanuele Siano, Morena Sortino, Marica Tantone, Francesco Tarì, Federica Terzini, Lorenzo Testini, Pamela Torini, Giovanni Torzullo, Rossella Truncellito, Caterina Vaccarella, Atina Vanvuoca, Elisa Vanneschi, Maria Vigorito, Emanuele Visci. Richiamiamo ora sul palco Emanuele Benvenuti e Glastelincia Encarnación Sánchez. Invitiamo il Rettore a dare lettura della pergamena per la pubblica proclamazione, a cui seguirà il tradizionale lancio del tocco. I laureati sono pregati di alzarsi in piedi. Nos Franciscus Frati, Senarum Universitatis Studiorum Magnificus Rector, declaramus Dominas Dominosque quos modo commemoravimus ad gradum doctoris esse admissus anno septingentesimo septuagesimo sexto a studio generali Senensi Istituto. Adesso potete lasciare il tocco. Viva l'università, viva l'Università di Siena. Ringraziamo tutti per aver partecipato al Graduation Day dell'Università di Siena
e vi invitiamo alle 23 alla festa in Piazza San Francesco con la musica di DJ Ed. Prima di salutarvi definitivamente, un ultimo annuncio. È stato ritrovato un cellulare Samsung. Se vi servisse, siamo dietro le casse. Buona serata a tutti e congratulazioni.